Rotal Radio, iniziativa di Spazi Giovani Rotaliana. Progetto di informazione per far circolare le idee dei giovani e ripensare con loro il nostro futuro. Gli effetti del lockdown e del distanziamento sociale hanno conseguenze significative su noi stessi e sui nostri rapporti. Con questo programma radiofonico vogliamo creare una rete di contatti che permetta di comprendere meglio ciò che sta accadendo attorno a noi. Io sono Andrea Caile. E io sono Mauro Conti. Siamo educatori dell'Associazione Provinciale per i Minori a PPM Ollus. Assieme a noi interverranno molti giovani dei comuni della Piana Rotaliana che ci aiuteranno a creare contenuti sempre nuovi da condividere con voi. Puntata dopo puntata svilupperemo il programma anche attraverso i suggerimenti e le impressioni che chiederemo ai nostri ascoltatori per rendere questa piattaforma un servizio di utilità a disposizione del nostro territorio. Questa è la nostra visione. Questa è Rotal Radio. L'indice dei contenuti di questa nona puntata. Con noi in studio Ambra e Serena, giovani volenterose che ci racconteranno il loro impegno a servizio delle famiglie e delle giovanissime generazioni. A seguire Marco, col suo 90° secondo, ci comunicherà la classifica definitiva di questo rocambolesco fantacampionato della Lega Spazio Giovani. Dopodiché spazio al territorio, i nostri inviati hanno conosciuto e intervistato Elisabetta Foradori, dell'azienda agricola Foradori. E a seguire Sonia, con un nuovo suono da indovinare, per la rubrica Guess the Sound. Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. Siamo alla nona puntata e permettetemi di salutare tutte le persone con noi qui in studio. Vabbè, già lo conoscete, Mauro, ciao Mauro. Ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao anche a Gabri. Un saluto anche a te Andrea. Buonasera a tutti i radioascoltatori, che sembra che ce ne siano tanti iscritti al gruppo di Rotal Radio, mi pare di aver colto. A quanto pare sì. Possiamo annunciare. Attenzione, vai, lascia a te, il Mauro. Superamento della soglia dei 100 iscritti, abbondantemente. Esatto. Se volete esatto. Sapere quanto abbondantemente, andate sul gruppo e se non siete già iscritti, iscrivetevi. Assolutamente. Come avrebbe detto Iva Zanicchi, 100. L'abbiamo raggiunta e vai, grandi così. Raggiunto e sfondato questo limite dei 100. E come diceva giustamente Mauro, se volete aiutare questo progetto, se siete curiosi di quello che ci inventeremo per i nostri ascoltatori, andate sulla pagina Facebook APPM Onlus, all'interno del quale troverete il gruppo Rotal Radio. Venite a trovarci. Benissimo, e dopo questa autocelebrazione, insomma, per un numero di iscritti per noi molto importante e che vogliamo far crescere, insomma, e direi che possiamo cominciare con questa primissima sezione. Come sentivate nell'indice, abbiamo con noi Serena e Ambra, a cui do il benvenuto. Ciao Serena, ciao Ambra. Perfetto, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. E perché vi abbiamo invitate qui questa sera? Perché voi gestite uno dei nostri progetti di Spazi Giovani Rotaliana. E io approfitterei della tua presenza, Andrea, per, come dire, introdurre quello che è il progetto che hai seguito fin dall'inizio e sicuramente qua dentro sei quello che ha più esperienza e più voce in capitolo, prima di passare magari all'intervista con le ragazze. Quindi a te la parola. Perfetto, esattamente. Quindi stiamo parlando della colonia diurna estiva di Roveri della Luna, un servizio conciliativo che ormai è da diversi anni che viene fatto in collaborazione con il comune
di Rovere della Luna all'interno degli spazi dell'oratorio Santa Caterina. E niente, ci sembrava opportuno dare spazio a due delle collaboratrici così definite, così vengono chiamate, collaboratrici estive, in questo caso Serena ed Ambra. Salutiamo Chiara, che è rimasta in quel di casa, e il giovane invece in servizio civile, perché l'equipa, andrà, devi sapere, quest'estate era composta da 4 persone, 3 figure femminili e il giovane maschio, fortunatissimo, fortunatissimo, esattamente, giovane di servizio civile, Fabio, che salutiamo anche lui. E quindi ci sembrava giusto, visto che domani è l'ultimo appuntamento della quinta settimana della colonia diurna estiva di Rovere della Luna, salutare con appunto la presenza di Serena e Ambra per parlare un po' insieme a te dell'esperienza che hanno vissuto a PPM Olus quest'estate, in questa mascherata, ci piace chiamare estate, si è adoperata in tutti i territori in cui è presente per provare a lanciare questi servizi conciliativi. A Rovere abbiamo avuto una buona risposta, 5 settimane siamo riusciti ad organizzarle, e soprattutto una cosa che fa piacere, ma farà piacere sicuramente a Serena, Ambra, Chiara, Fabio, e grazie alla nostra collega che ha coordinato sopra le parti, insomma, tutta l'attività, tante famiglie delle iscritte hanno avuto il piacere di prolungare la propria iscrizione, ciò vuol dire che il servizio in paese è piaciuto e ha avuto il suo significato. Io adesso mi taccio e lascio la parola nuovamente a te. Allora, ti ringrazio Andrea, e a questo punto cerchiamo di approfondire ed entrare in quelle che sono le attività vere e proprie con i giovanissimi di Rovere della Luna. Allora, mi rivolgo a te, Serena, comincio da te. Okay. Allora, così vorrei sapere, visto che ho saputo che ogni anno c'è una tematica, c'è un tema. Intanto, ecco, vorrei partire da qui. Qual è il tema che avete proposto per questa estate 2020? Allora, la storia è stata un po' lunga, diciamo. Abbiamo iniziato a inizio anno a progettare la colonia estiva, poi all'inizio la tematica, essendo quest'estate dovevano esserci le Olimpiadi di Tokyo, doveva essere quella la tematica, ma poi, viste i vari eventi, abbiamo dovuto cambiare rotta e riprogettare un po' tutto. E allora ci siamo messi a pensare, ci siamo chiesti, ma questi bambini in questo periodo cosa hanno vissuto, cosa si portano a casa, cosa gli rimane? È anche un modo per alleggerire la situazione. Certo, abbiamo pensato a questi bambini che sono stati bombardati da informazioni sulla salute, sui virus, ma quanto avevano capito, quanto non avevano capito, quanto potevano aiutarsi tra di loro. Allora abbiamo pensato di approfondire questa tematica e incentrando la colonia sul corpo umano. Un modo per renderla un po' più piacevole, abbiamo pensato ad un cartone che era famosissimo negli anni 80 e che ancora oggi, insomma, i bimbi lo conoscono. Se vuoi te lo canto, scusami, è partita. Abbiamo il jingle. Abbiamo, è protetto da copyright, scusa. Non si può. Ma è una cover in caso, magari in chiusura, vediamo. Esatto. Abbiamo detto che avevamo 100 e tot iscritti, non vorrei tornassimo indietro dopo. No, ci stava. E niente, il cartone ovviamente siamo fatti così, dove appunto nelle varie puntate vengono presentati i vari organi, i vari sensi, in una maniera molto semplice, adatta ai bambini. Ci sono tutti questi personaggini che ci immaginiamo all'interno del nostro corpo, che fanno, cosa fanno, e insomma è un tema abbastanza carino e anche semplice per i bambini, può aiutarli a capire cosa realmente stava succedendo, cosa sono questi virus, da dove vengono, perché dobbiamo lavarci così spesso le mani, cose così. Certo, capisco. Infatti qua e là ogni tanto ci siamo incrociati qui negli spazi, nello spazio giovani mezzo corona, e vi vedevo ritagliare proprio le sagome e i personaggini del cartone siamo animato, li siamo ormai fatti così. Beh, mi è sembrata una bella trovata. E quindi brave davvero, siete riuscite a reinventare qualcosa e, come dire, attraverso questo gioco anche a insegnare qualcosa, sì, a questi ragazzi, insomma. Qualcosa, dai. Dai, ti ringrazio intanto. Ho altre domande però in serbo per voi, e questa volta, ecco, cambio interlocutrice, mi rivolgo a te Ambra. Ci puoi spiegare un po' quella che è la settimana tipo? Okay. Come avete organizzato proprio gli orari, come avete scandito il tempo? Ok, ad ogni settimana abbiamo assegnato una tematica differente.
come ad esempio gli occhi e la vista, la bocca e i denti e la respirazione. E ogni giornata era dedicata ad un'attività principale diversa. Il lunedì abbiamo visto la nostra puntata della settimana, del cartone insomma che Serena ha menzionato. E il martedì invece è stato dedicato ai giochi d'acqua, quindi un po' per sfatare insomma questo caldo. E mentre mercoledì abbiamo organizzato, progettato e realizzato con i bambini dei laboratori manuali sempre inerenti alla tematica della settimana. Questo perché questa colonia è dedicata a bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e abbiamo pensato che fosse molto importante portare sul concreto, concretizzare quello che hanno visto durante la puntata, quindi questi concetti magari legati difficili e legati a un piano più astratto, portarli sul concreto e rielaborarli con loro e magari anche discuterne insieme in modo da far proprio capire quello che avevamo visto e quello che insomma era la tematica della settimana. Ok, perdonatemi. Quindi avete anche mostrato alcune puntate, lo scopro adesso sentendoti parlare. Certo. Questo lunedì magari sì. A inizio settimana. Avevamo il nostro appuntamento in teatro, tutti seduti e guardavamo la nostra puntata della settimana. Avete selezionato quindi le puntate. Le sappiamo tutte a memoria, le abbiamo guardate, riguardate. Ma dai, vabbè, ma siete diventate virologhe, biologhe, cioè veramente... alta formazione questa attraverso, siamo fatti così. E, ok, guarda, prima di darti parola Serena, poi sarei anche curioso di appunto magari avere un'opinione da parte vostra su quello che è stato l'impegno appunto in questa fase, che dire, in questa fase, siamo già alla fase 3, fase 2, insomma in questa fase pandemica, in questo anno veramente... eccezionale, come abbiamo detto in tanti casi. E, scusate se vi ho interrotte, non so neanche a che giorno della settimana siamo arrivati. Siamo rimasti al giovedì. Allora chiudiamo la settimana. Allora, il giovedì invece abbiamo provato ad introdurre un ulteriore tema, che è quello del territorio. Essendo la situazione particolare, non avevamo la possibilità di fare le solite gite che si fanno durante la colonia estiva piuttosto che in piscina, e quindi abbiamo pensato che la gita della settimana poteva essere all'interno del paese. Quindi abbiamo contattato varie associazioni, ad esempio siamo andati a visitare la caserma dei pompieri, oggi eravamo al laghetto della pesca, varie realtà di Rovere, sì, d'accordo, certo, per aiutare anche i bambini che magari non tutti conoscevano le realtà del proprio paese. Quindi all'inizio, ma sì, lo conosco, dopo però quando arrivavamo sul posto scoprivano, ma sì, questo posto è magico, questo non avevo mai conosciuto, quindi aiutandoli anche a conoscere il proprio paese. Scoperta del territorio, bene. Certo. E come si concludeva invece la settimana? Il venerdì avevamo un ulteriore progetto, ogni giorno era dedicato, il gruppo dei... aiutami Andrea, i ragazzi che collaborano Mamma con mia, la PPM. Gli amici del Telemaco. Ecco. Gli amici del Telemaco, quante senti volte li abbiamo... Senti un po' cosa hanno pensato durante lo smackdown, lockdown, confinamento. Senti sono un po'. Stati proprio fantastici, si sono dedicati a noi, hanno organizzato delle sorte di video tutorial dedicati ai bambini, dove spiegavano come realizzare un lavoretto, quindi c'erano dipinti con la pasta, c'erano... barchette fatte con i tappi di sughero, e fatti apposta per i bambini. C'era il ragazzo che si presentava e spiegava: oggi per voi vi spiegherò come fare questo lavoretto. Era molto bello perché i bambini ma l'ha fatto per noi? Sì, ma quando l'ha hanno preparato? Apprezzato. Erano proprio estasiati da questa cosa, che dei grandi gli avessero dedicato del tempo per poi farli giocare. Certo, come sempre noi salutiamo gli amici del Telemaco che citiamo spesso, ne abbiamo avuti... Abbiamo avuto qualcuno di loro, del gruppo, anche qui in studio. E, allora, io devo essere brutale, scusate, perché le nostre tempistiche sono sempre molto strette. A questo ho una sorpresa, Andrea, per voi e per i nostri ascoltatori soprattutto. Abbiamo un saluto da... Ascoltiamo da chi? Ascoltiamo. Un saluto
saluto dall'estate insieme di Rufere della Luna. Buon estate! Beh, fantastico. Fantastico. Che carini. Che amore. Vabbè, vabbè. Vedo nei vostri sorrisi inteneriti, come dire. Ma diciamo chi erano, perché magari era gente. Ma perché io sono sprovvisto di cuffie, quindi potreste aver fatto parlare chiunque, ma io non sto sentendo. L'Andrea. Se mi aludite anche a me, mi fate una grandissima cortesia. Allora, avevamo la nostra mitica Luisa, la più piccina, Caterina, e dopo tutti i bambini insieme che hanno augurato una buona estate. Oh, che bello! I protagonisti della colonia estiva diurna di Rufere della Luna, estate esatto. Insieme 2020. Beh, noi li ringraziamo per la loro partecipazione, per il loro contributo a Rota Radio, e anche noi, come dire, auguriamo ovviamente una buona estate a tutti. E, allora, chiudiamo questa prima sezione lanciando ai nostri ascoltatori il consueto domandone che lascio a te. Lasciate Ambra, giusto? Allora, Ok, non vorrei confondermi. Vai, allora, Ambra. Secondo voi, una colonia diurna estiva, quali insegnamenti dovrebbe trasmettere ai suoi giovani partecipanti? Molto bene, abbiamo il domandone della nona puntata. Quindi ai nostri ascoltatori diciamo, rispondete, perché magari le vostre risposte possono essere il giusto spunto per, come dire, riprogrammare una nuova e grande estate 2021 a questo punto. Benissimo, allora passiamo alla sezione successiva. Abbiamo Marco, dico giusto? Certo, ci siamo. Perfetto, col 90° secondo. E allora vai Marco. Buonasera a tutti e benvenuti all'ultima puntata di 90° secondo, la rubrica dedicata al fantacalcio dello Spazio Giovani di Mezzocorona. Con la fine del campionato di Serie A si è conclusa anche la Lega Spazio Giovani. Il vincitore di quest'anno è Sambuca Juniors Nicolò con 925,5 punti, medaglia d'argento per Spartan Focio di Marco con 914 punti, terzo posto per Patettico Madrid di Enrico con 877,5 punti. In quarta posizione si colloca Astoviglie di Daniele con 854 punti. Quinta posizione per Scarson Villa United di Andrea con 850,5 punti. Mentre Salento Team 22 di Alessandro retrocede in B con 844 punti. Grazie, io sono Marco e auguro un buon fine settimana ai nostri radioascoltatori. Alla prossima rubrica di 90° secondo. E allora ringraziamo Marco con la sua rubrica 90° secondo, ultima puntata di questo fantacampionato. E visto che abbiamo qui anche un partecipante, un fanta allenatore. Abbiamo, diciamolo, il si è salvato, non è retrocesso in B come dice Marco, salvato, però... Ma si può dire che non ha più recuperato alla caduta vertiginosa di qualche settimana fa. Sono pieno di lividi, sono pieno di botte, quindi non sono più ripreso. Non ho sentito cosa ha detto il nostro caro Marco, comunque effettivamente si è concluso con un bel testa a testa. Nell'ultimo turno, l'ultimo proprio di Serie A tra Sambuca Junior e Spartan FC, ha vinto Nicolò. Tanti complimenti, perché probabilmente se gli aspetta anche in bravo radio, Nicolò, Rota al radio, complimenti. Complimenti al vincitore. Esatto. Che niente, io ovviamente ormai la mia squadra è già tutta in ritiro punitivo, quindi niente spa, niente rifrigeri, niente altre attività, ma semplicemente solo testa bassa a lavorare in previsione dell'inizio della nuova stagione sportiva dei fantallenatori, che prevedrà all'inizio la Lega di Serie A, ha dato l'ok per il 19-20 di settembre, insomma quella data su per giù dovrebbe essere quella, quindi nel mese di settembre troveremo probabilmente anche dei nuovi fantallenatori, grazie magari a Rota Radio, per ampliare la nostra Lega Fantaspazio e... Beh, Lega certo, Spazio Giovani, certo. Scusami. E vedremo un po', caccia quindi a non Ottobre Rosso ma a Sambuca Junior di Nicolò, che ovviamente è la squadra da battere. Allora ti ringrazio, allora ti auguro un buon lavoro estivo per, come dire, prepararti
al prossimo fantacampionato. Ancora complimenti a Nicolò, ovviamente un saluto a tutti i fantallenatori e quindi appuntamento attorno al 20 settembre. E come dire, abbiamo voluto inserire questa rubrica all'interno di Rotar Radio anche per come dire, condividere con tutti voi all'ascolto questa simpatica attività. Quindi davvero, come diceva Andrea, noi ci auguriamo di avere nuovi fanta allenatori. La nostra porta è aperta, basta venire a trovarci, basta bussare, ci troverete, chiedete tutte le informazioni necessarie e via, potremo dare l'avvio a un nuovissimo fantacampionato. A questo punto possiamo passare avanti. Abbiamo a questo punto spazio al territorio, quindi i nostri inviati prontissimi come sempre sono entrati nell'azienda agricola Foradori, luogo meraviglioso, e hanno intervistato per noi Elisabetta Foradori. Vai con l'intervista. Ciao a tutti, per la rubrica estiva Spazio al territorio di Rotar Radio intervisteremo Elisabetta Foradori dell'azienda agricola Foradori. Buongiorno, qual è il suo ruolo e le sue funzioni in azienda? Ah, buongiorno a tutti, sono Elisabetta, io sono qui da 35 anni e il mio ruolo attuale è, come dire, è quella di ispiratore, nel senso che lavoro con i miei figli, Emilio, Teo e Mirta e Johannes, e hanno preso varie funzioni all'interno dell'azienda, nella coltivazione degli ortaggi, coltivazione della vigna, la vendita del vino e comunque il lavoro negli orti, e assieme a loro, diciamo, io sono molto meno operativa di un tempo, però coordino tutte le attività e operativamente mi dedico alla produzione dei formaggi. Come vi siete adattati durante l'emergenza coronavirus? Noi siamo contadini, quindi abbiamo lavorato nei campi sempre, mettendoci una mascherina nel passaggio campo, cantina, vigna. Dopodiché siamo stati molto fortunati perché eravamo sempre all'aperto, quindi liberi di lavorare. E l'azienda ovviamente è rimasta chiusa al pubblico per un certo periodo, adesso finalmente si sono riaperte le porte, abbiamo potuto rifare il nostro mercato del martedì, il mercato aziendale dove vendiamo le verdure nel martedì pomeriggio, e sono riprese le visite, noi abbiamo gente che viene a visitare la cantina, le vigne, un tempo che venivano da tutto il mondo, oggi vengono soprattutto italiani e siamo felici di accogliere tante persone. Avete imparato qualcosa di nuovo che vi può servire in futuro? Abbiamo imparato due cose, credo. Il valore del tempo, quindi se prima si correva, oggi si pensa a quello che si deve fare in modo diverso. Il valore della nostra comunità intesa come gruppo di persone che qui lavorano, e lo poter stare assieme, il poter scambiare, supportarci a vicenda. Noi, io e i miei figli siamo i proprietari dell'azienda, ma abbiamo avuto un grandissimo supporto e disponibilità da parte di tutte le persone che lavorano qui. E poi abbiamo imparato che c'è un limite e che non si può fare tutto quello che si vuole, che l'uomo ha un grande limite, che la natura è fortissima e quando vuole ci rimette tutti, come dire, sull'attenti, e che forse anche il nostro modo di vivere senza rispettare la natura sta avendo delle conseguenze pesanti. E se un giovane vuole entrare nella sua azienda, che competenze deve avere? Deve essere curioso e deve poter essere curioso e avere amore ovviamente per la terra, per la salubrità della terra, voglia di stare all'aperto
e qui si può aprire un mondo di conoscenza infinito. Ci può salutare gli amici di Rotal Radio? Allora ragazzi, venite tutti qua, dai. Vi faccio fare un bel giretto, possiamo parlare di agricoltura e scoprire un mondo che forse a voi è un po' lontano, perché o andate al supermercato e vi comprate le verdure o vedete i grappoli d'uva appesi e quattro mele, ma l'agricoltura è molto di più. E se ne avete voglia, noi siamo qua e possiamo fare delle lunghe chiacchierate. Grazie per il tempo che ci ha concesso. Per Rotal Radio è tutto, da Leonardo e Andrea, con l'aiuto di Giulio che oggi non è potuto essere presente. Linea allo studio! E allora un grazie ai nostri inviati. Grazie Andrea, grazie Leonardo e grazie Giulio, che come avete sentito non era presente quel giorno, ma comunque ha collaborato a quello che è stato il lavoro di redazione, quindi strutturare l'intervista e come dire, selezionare le domande da porre appunto all'azienda agricola Foradori di Mezzo Lombardo. E faccio un ringraziamento anche a Elisabetta Foradori e tutte le persone che abbiamo conosciuto all'interno dell'azienda, perché sono stati estremamente ospitali. Abbiamo visto la loro location, che è un luogo davvero meraviglioso. Infatti ho colto l'occasione e, come dire, su invito sono andato al mercatino del martedì e ci hanno fatto anche l'aperitivino. Davvero, davvero un bel ambiente, davvero molto, molto piacevole. Quindi grazie per questo intervento. Sempre Andrea, perdonami, in attività che è all'interno di Spazi Giovani d'Estate, questa attività che noi facciamo di martedì, perché per le colonie, per i bimbi della materna e elementari c'è un programma che domani si conclude, mentre per Spazi Giovani d'Estate si proseguirà fino al 27 di agosto. Le interviste, bene o male, sono state concentrate tutte nel mese di luglio, però appunto ne avremo altre nelle prossime settimane da ascoltare con amministratori locali e quant'altro. E oggi, la quinta settimana, il giovedì della quinta settimana, abbiamo giocato grazie ai ragazzi di San Michele, che ci hanno organizzato un Urban Covid Safari per le vie di San Michele all'Adige, interessantissimo, e quindi abbiamo conosciuto angoli e raccolto informazioni. Sono state due ore sotto un buon sole, però no, esatto, beh, giornata, esatto, bella, piacevole. Il meteo è stato dalla nostra parte. E beh, che dire, insomma, abbiamo dedicato molta attenzione al nostro territorio, vista la situazione emergenziale complessa, complicata, siamo riusciti veramente a cogliere l'occasione e veramente a scoprire in maniera più approfondita e più attenta a quelle che sono le meraviglie, le voci, le curiosità e gli angoli del nostro territorio. A questo punto potremmo ricordare, e lascerei a te la parola, Serena, il domandone che abbiamo rivolto ai nostri ascoltatori. Certo, il nostro domandone rimane sempre: secondo voi una colonia diurna estiva quali insegnamenti dovrebbe trasmettere ai suoi giovani partecipanti? Molto bene! Allora aspettiamo le vostre risposte. Abbiamo già qualche risposta. Abbiamo già qualche risposta. Dopo leggeremo. Bene, perché per noi è veramente un aiuto, parlo professionalmente anche. Magari ci arriva il giusto input e chissà che una risposta di questa sera non possa aiutare a trovare una tematica per le prossime esperienze di colonia estiva. Benissimo. Assolutamente sì. Direi che possiamo procedere ad una nuova puntata di Guess the Sound. Dopo il terzo suono che ha dato del filo da torcere ai nostri ascoltatori, che ci sono dovuti parecchi aiuti da parte di Sonia, ma è stato indovinato. Il suono era, lo diciamo? Non lo diciamo, lo diciamo dopo. Comunque il vincitore lo diciamo? Non lo diciamo, lo diciamo dopo. Direi che possiamo far partire Sonia. Esatto, un po' di suspense. Po' di suspense. Intanto possiamo sentire Sonia con Guess the Sound. Vai Sonia. Buonasera a tutti e bentornati nella mia rubrica SMR Guess the Sound. Dato che abbiamo il vincitore della terza puntata, oggi continuiamo con i nostri indovinelli sonori. Quindi ecco il nuovo suono.
Ok, questo era il suono della quarta puntata. Mi raccomando, per indovinare dovete scrivere sotto il post con l'hashtag #GuessTheSound. Il vincitore riceverà una consumazione al bar Campetti di Mezzocorona. Ciao a tutti e alla prossima! E allora ve lo dico io chi ha vinto il terzo suono. Ha vinto Marco! Complimenti a Marco che ha vinto una consumazione al bar Campetti. Non ha vinto il Fantaspazio, però... Con un variegato al cioccolato, sì. Al Campetti, dicendo con la lente sottodosi. Esatto. E il suono maledetto, quello inindovinabile, era un biscotto, semplicemente un biscotto. Però tra patatine, latte, crackers... Esatto. Latte, bravo, risposte, esatto. No. Risposte fantasiose e impensabili. Grazie agli aiuti, molto bene. Complimenti biscotto, a Marco. Il biscotto ha messo in difficoltà. Quindi, giustamente, bravo Marco che ha vinto la consumazione al Bar Campetti, sponsor ufficiale di Rotal Radio. E che dire, ascoltatori, provate a indovinare il suono proposto da Sonia questa sera. E rispondendo, ok, sotto il post di Guess the Sound, sempre all'interno del gruppo Rotal Radio, che trovate all'interno della pagina Facebook APPM Onlus. Vogliamo 102 risposte. Sono 102 iscritti, vogliamo 102 risposte. Bravissimo. Esattamente. Esatto, sì, esatto, un po' di attesa ci sta, un po' di suspense ci può stare. Allora, benissimo. E abbiamo qualche risposta al domandone, sì, Mauro? Sì, abbiamo seleziono come sempre. Esatto, magari possiamo spulciarne una adesso e poi commentare allora, anche tra di noi in studio. Sì, il domandone era: secondo voi una colonia diurna estiva quali insegnamenti dovrebbe trasmettere ai suoi giovani partecipanti? E Manuela ci scrive a non smettere di usare la loro fantasia e sognare, come fece Roald Dahl. Io che sono ignorante, ma anche io conosco chi ha risposto, e quindi salutiamo Emanuela Colleri in questa veste. Ciao, mamma Emanuela. Di bimba frequentante la colonia diurna estiva di Rovere della Luna, ma anche assessore alle politiche giovanili del comune di Rovere della Luna. So che Ambra e Serena conoscono Roald Dahl. Più Ambra, dai. Ah, più Ambra. Bene, Ambra, chi è Roald Dahl? Beh, è scrittore ma anche illustratore di libri per bambini. Ah, d'accordo. E quindi era un po' questo l'esempio fantasioso, esatto. Lo spunto fantasioso. Esatto. Beh, a questo punto dovremmo sfogliare qualche non so, fumetto, libro, qualche illustrazione e capire un po' meglio chi è questo autore, si può dire autore, vignettista? Ecco. E Perfetto. Allora, vabbè, abbiamo sentito Emanuela, che salutiamo nuovamente. Qui l'ho sentita, come dire, in veste di mamma. E perfetto. Non lo so, Mauro, ma mi rivolgo ovviamente a tutti i presenti, anche ai nostri ospiti. Domandone, che risposte date voi, collaboratrici estive, a questo domandone che tra parentesi avete pensato... con noi, quindi insomma, datevi una risposta alla vostra domanda, esatto, o illustrateci quali sono gli insegnamenti che avete scelto voi, che avete deciso voi e trasmessi ai giovani, ai giovanissimi. Io ve la butto lì la mia che ci avevo in testa. Vai. Ma per la fascia più grande, io se dovessi fare, io personalmente all'interno di Spazi Giovani d'Estate dovessi portare il tema di Siamo Fatti Così, spesso e volentieri mi sentirei un leucocito. Che era il famoso poliziotto bianco, e quindi per me, perdonatemi, l'uomo delle regole, come c'era l'uomo selvatico o quant'altro, la regola e le regole all'interno di una settimana, soprattutto per voi che di settimana si trattava, può essere anche questo un buon insegnamento, che non vogliono dire regole ferre, ma nelle regole ci sta anche sapere dov'è il limite e tutte queste altre cose. Però ecco, io mi sento molto leucocito. Ma i nostri bambini sanno che è fondamentale anche il leucocito. Ah, molto bene, certo, grazie. Lo sanno. Molto bene, mi fa molto piacere. Ma adesso sentiamo le vostre risposte, dai, scusatemi.
Allora, beh, sono un po' in linea con la risposta che ci ha dato Manuela, forse. Principalmente far capire ai bambini che, ok, è l'estate, siamo in pausa dalla scuola, ma non facciamo compiti, non facciamo cose pesanti, ma magari pur giocando con attività più leggere si può imparare qualcosa di nuovo, si può stare insieme e imparare qualcosa, un po' imparare giocando. Esatto, e stando insieme, certo, tra l'altro. Soprattutto, che mi ricollego anche al leucocito qui presente. Come dire, fa parte anche questo, no? L'insegnamento delle regole di buona convivenza, insomma, no? Perfetto. Invece, Ambra, cosa ci puoi dire? Sono sicuramente d'accordo con Serena. Secondo me, essendo uno spazio comunque educativo, è importante proporre a questi bambini delle opportunità per stare insieme, imparare sì qualcosa e trovare anche delle modalità per stare insieme che siano giuste, tra virgolette, quindi che rispettino un certo tipo di regole, che imparino a confrontarsi tra di loro in un certo modo e che si divertano, fondamentalmente. Wow, non sei, Andrea, non sei l'unico leucocito qua, forse, eh? Tra l'altro leucocito è proprio un nomignolo tra amici, un leucocito. Leucocito in ognuno di noi. Perfetto. Allora, a questo punto, visto che, lasciamelo dire anche quest'oggi, il tempo è tiranno, possiamo sentire, ovviamente grazie Ambra, grazie a Serena, a voi. E sentiamo in chat un'altra risposta di Laura. Ciao Laura. Quindi quali insegnamenti dovrebbe trasmettere? Riprendo, perché dovrebbe trasmettere a fare esperienze tante e diverse per crescere, imparare, divertirsi e superare così paure e limiti insieme agli amici è più bello. E la bellissima anche la conclusione, la chiusura. E, beh, direi che, come dire, noi ringraziamo sia Manuela che Laura, perché sono state due risposte profonde, centrate e come dire anche incoraggianti per il nostro mestiere, insomma, e di ispirazione. Benissimo, io credo che i secondi ci stanno un po' sfuggendo. Infatti sentite ormai la nostra consueta sigla finale. Avete promesso che alla prossima decima non spoilerare Andrea. Poi ci sarà una parte di riflessione di una settimana. Forse esatto. Ci sarà una nuova colonna sonora d'ingresso, ma non solo quello. Lo dicono anche i nostri follower che incute terrore. Se i nostri follower lo scrivono, non vorrete mica che diventino 95. Faremo un sondaggio a chiedere. È una sigla molto controversa, però ecco, anticipato il tema delle novità. Siamo vicini alla decima puntata, non ci vedremo o non ci sentiremo la settimana prossima, passeremo al giovedì. La prossima sì, hai ragione. Quella dopo, hai ragione. Dal 17 al 23, insomma, la decima puntata sarà giovedì prossimo. Esatto, arriviamo giovedì fino alla decima. 13 agosto. Perfetto, prima della pausa. Ci saranno piccole novità, insomma, cercheremo di escogitare qualcosa per tenervi compagnia, come sempre. Grazie a tutti, grazie Ambra, grazie Serena, grazie Gabri, grazie Mauro, grazie Andrea, a tutti presenti. Grazie a tutti gli ascoltatori e ovviamente che ha partecipato in chat. Vi ricordiamo di seguirci sui social, l'abbiamo già detto ma lo ricordiamo ancora e basta, direi. Perfetto, direi che ci e siamo. Grazie a tutti i bimbi e bimbe della colonia diurna estiva e state insieme con la loro, 2020 con la loro adorabile dedica. Siamo fatti così. E allora a questo punto davvero non ci resta che dire a tutti buonanotte e come sempre tornate a trovarci. Drinking that poison. Damn.
And I need you all for that. But you can take your opinion and suffer.